E allora, buonasera al nostro grande mister Eugenio Fascetti. Ciao Eugenio, come stai? Stai Tutto a bene, giocare a Scala 40? tutto bene. No, no, sto guardando la televisione. Ah no, tresettino, cosa, niente, tutto a posto. Anche perché No, di sti tempi mi sa che non ci può fare altro che nulla, bridge, no, no, che si si può può fare una anche. scopetta a casa con tua moglie e basta, insomma, ecco, perché sennò non si fa. Chissà che cosa starà facendo Nedo Sonetti in questo momento. Nedo, buonasera. Ciao, Buonasera buonasera, ciao Eugenio. Nedo. Ciao, ciao, ciao. Allora, Sto guardando la politica. Che che succede? C'è qualche novità? succede? No, qualche novità. C'è una Intanto grandissima domani confusione. vanno al Senato, tanto, no? Tanto la Sì, Camera. oggi c'è la Camera, Sì, domani vabbè, la Senato. Camera si sa, va bene, non è quello. Ma Per il mica Senato vero, bisogna lì trovare i c'è numeri canto giusti. nero. Lì al Senato, È il sì. Al Senato che Senato bisogna che trovare servono i i numeri numeri. per Eh beh, proseguire. sì. Perché al momento mi sembra che non ci siano, no? Sì, Da no, non quello ci che ho sono, non ci capito. sono. Vabbè. Bisogna fare le trattative di calciomercato pure nel Mamma governo. mia, mamma mia. Mannaggia la miseria. Vabbè, Vabbè, che no, vabbè. bisogna cercare il costruttore. Ragazzi, È vero. scusate, una piccola digressione. Che ne pensate di questa crisi politica? Eugenio Fascetti. Ma io, ripeto, mi interessa fino a un certo punto, poi la penso in un'altra maniera. Non commento. No comment. Nedo? No, no. No, io invece commento per esempio quello che ha detto la Meloni. È una grande la Meloni. Un grande personaggio, una grande persona, dice delle cose giuste e la situazione in cui ci troviamo oggi è una situazione che deve essere governata da gente che sia capace di governare. È come quando siamo noi allenatori e abbiamo la squadra. Se non riesci a governare la squadra, insomma, ti mandano via. Ma chi vuole mandi Ma via? Ma certo. chi vuole mandi via? Dove mandi via? Quello che chiama. No, a te non ti mando via, ci mancherebbe altro. No, a me no, noi allenatori ci mandano via, ma questi A ne noi mandi via. allenatori ci mandano via. Dice, E però Eugenio questi dice, chi no. manda via questi? Non li manda via nessuno. Questo è un peccato per l'Italia. Comunque. Comunque, guarda, Nedo, magari avrò modo di organizzarla questa cosa, perché Giorgia Meloni è una nostra amica. Ogni tanto ci viene anche a trovare, indipendentemente poi dal pensiero politico, è un'amica proprio che ci viene a trovare spesso. E praticamente magari in quell'occasione te la farò conoscere, va bene? Va bene. È un po' troppo giallorossa per noi. Infatti, ogni volta che. Lo so, ma no, perché ogni volta che interviene noi gli diciamo che è tifosa del Catanzaro, capito? Perché insomma, una tifosa da Roma qui, tu capisci, È dura, è dai. Con tutto duro. il rispetto per il Catanzaro, però la offenderesti, insomma, no? Capito? Però noi così gli diciamo. No, Ah, lei è molto spiritosa, scherzando cioè, sempre, anche perché quando ovviamente. interviene qui non parliamo mai di politica, non avrebbe Ah, senso. beh, Noi certo. siamo una radio, una televisione che parla di calcio, di Lazio. Quando interviene qualche. No, da noi intervengono. Sono intervenuti anche personaggi di sinistra, Come pure no? La Russa è Come no? intervenuto. Tutti, tutti Parliamo qua. Ma di Inter, di parliamo di cose, calcio ma non gli però facciamo mai sempre, parlare di politica, non ci interessa assolutamente. proprio, non avrebbe proprio senso. Allora, detto questo, Eugenio, te lo sarei visto il derby, immagino. L'ho visto, li abbiamo distrutti. Mi sei piaciuto, va. L'abbiamo Eugenio, è ancora più bello. ecco. Grande. Se, Non c'è stata gara. Eugenio, Poi dove. la Roma si è consegnata proprio. Perché giocare con la Milano contro la Lazio vuol dire spararsi un colpo di Non pistola ho e capito, morire. giocare? Cercare di fare la partita contro la Lazio è pericoloso perché questi si contropiede sono omicidiari. Ma è proprio quello che volevo sapere però da una persona come voi, che al calcio gli dà del tu. Dove finiscono i meriti della Lazio e iniziano i demeriti della Roma, Eugenio? Ma guarda, io dico già in parte, se io volessi giocare contro la Lazio adesso non mi consiglierei, non gli darei tutti quegli spazi.
E poi non è inutile non accorgersi di Lazzari, e bisogna essere un po' ciechi in panchina, dai, così ha detto Prandiano. Quindi c'è comunque un... Lì cioè, la Lazio è determinata bene, per l'amor di Dio. Secondo me ha giocato come voleva giocare. E la Roma ci ha capito poco. A Nedo. prescindere da... Sì, no, ma insomma, quello che dice Eugenio ha ragione, nel senso che la Lazio ha fatto quello che ha voluto, la Roma mi sembrava un pugile grogi, insomma, no? Non riusciva assolutamente a reagire. Poi ci sono dei giocatori, cioè quando tu vuoi imporre la tua personalità, devi anche saper contrastare le validità positive della squadra avversaria. Che se te lasci uno, come si è detto Lazzari, come ha detto Eugenio, O con Luis la libertà Alberto. di scorrazzare nelle praterie, e diventa un problema. Se tu c'hai un attaccante come c'ha la Lazio, e diventa un problema. E invece la Roma mi è sembrato che ha giocato così, è scesa in campo tanto per giocare, ma non ha fatto un incontro come si deve fare in un derby soprattutto. Ecco, ti sei spiegato, Eugenio, perché determinate Non lo squadre... so, ma guarda, io sono un canto tra di me, come lo diceva anche la Juve, si è consegnata anche all'Inter, ti dai Ah sì. ai due attaccanti di galoppare, di avere con le praterie davanti, che ha preso il secondo con l'Inter, la Juve, allora dai, parliamoci chiaro, non esiste un lancio di 60 metri attraversato, non c'era uno della Juventus che poteva intercettare, no, ci siamo, vero? Nedo, che ne Cioè, pensi? per me il No. calcio è gli spazi, coprire gli spazi, cercare gli spazi prima possibile. Il calcio adesso è allora finita col tic-tac, ora si va a diritto. Hai visto come va a diritto? Prima possibile Ah, andare a fare gol. E non è ma... basta ora con questi passaggini che non sanno niente. Tu non più palla, cosa me ne frega? Tienila pure, poi la prende e vado a fare gol. No. Sì, La penso in un'altra maniera, io il calcio lo vedo in un'altra maniera. Che dici, Nedo? No, ma insomma, a parte il fatto che siamo quasi della stessa età e abbiamo fatto una carriera buona, diciamo, però voglio dire, Credo. ma che cosa vuol dire con questa modernità di questi passaggetti? A volte vedo i portieri sono diventati dei I portieri disgraziati. poverini sono poveri. Poverini. Sono diventati i playmaker della squadra, ma come si fa a continuare a palleggiare lì da passaggettini laterali di 10 metri, 5 metri nella tua area di rigore? Tutto questo è Ma è una cosa successo, impossibile a tutto vedere. questo è accaduto da quando è cambiata la regola che il pallone non deve più uscire fuori dall'area di rigore nella rimessa dal fondo, Sì, no? ma le regole del Ecco. gioco, le No, regole no, della però... vittoria. No, ma Sì, ma che guarda regole sono? Nedo. Scusa, ma se io vedo che mi vengono a pressare nella mia area di rigore è troppo pericoloso, basta spallare la palla prendo il gol, Però adesso se non... vengono a pressare, ma mi devi dire quante azioni partono dal portiere tic e tocca e vanno a fare gol, dimmi quante ne hai viste, No, io nessuna, ho però visto tanti gol presi al contrario, io ma cosa è il avrei... regolamento? Io lo applico come il regolamento, no? Certo. Come sei obbligato? No, io l'ha tirato fuori Nedo questo discorso, è una cosa che vi avrei chiesto perché, vi dico la verità, è abbastanza inspiegabile questa nuova tendenza, sembra quasi Ma una moda, sì, no? ma Sembra sono una quasi una moda, è moda. una moda, dai, tranquillo che fra un po' lo sparisce. Cioè, vuol Sì, dire, che c'è di più però cioè, pratico tanti di... hanno preso tanti gol anche su questo errore, spesso e volentieri, è Certo, successo, tante è più squadre, tra cui facile anche la prendere il Lazio. gol che farlo, cioè, Esatto, e voglio quello è dire, il no? problema, no? Questo mi sembra Si rischia evidente. molto. Però voglio dire, vi siete mai chiesti voi per quale motivo non c'è né il portiere né un altro calciatore che rimette il pallone in gioco con rilancio lungo, il famoso free kick, il calcio libero nel momento in cui la palla va oltre la linea del fondo? Eugenio, cioè c'è un motivo secondo voi per cui si riparte sempre dal portiere e non si riparte con un lancio lungo dalla rimessa dal Ma non so, fondo? perché per me è una moda, io non vedo i vantaggi. Se non mi vengono a pressare, d'accordo, ma se mi vengono a pressare dentro l'area di rigore, e ora lo fanno anche abbastanza bene, è un problema. Prima di arrivare a metà campo ci metti 3 quarti d'ora.
Sì, Ma eh sì. infatti la cosa importante, sì, io posso fare anche quel giochetto una volta, due volte, ma quando vedo che gli attaccanti avversari, la squadra avversaria mi pressa costantemente, io la lancio lunga e attacco la seconda palla, cioè a dire la respinta degli avversari, io attacco in pressing, diciamo così, gli avversari, Certo. cercando di catturare la palla. Ma io non posso Ma hai assolutamente guadagnato continuare a 50 giochicchiare. metri, hai guadagnato 50 metri, voglio E dire, no? Nella certo, peggiore delle io, ipotesi. che Cioè. poi se io voglio fare gol e devo andare nell'area di rigore avversaria, non nell'area di rigore mia, dove c'è la possibilità che questi portieri, già sbagliano difensori, ma questi portieri sono messi in angoscia per quanto riguarda questo problema, sono convinto. Adesso poi si cerca il portiere moderno, no? Quello Esatto, che sia bravo, capace a giocare con i piedi, quando invece no? deve parare il E il portiere, portiere deve poi, parare, cioè, voglio principalmente, poi dire, dopo, poi però se. sono d'accordo con voi, e secondo me la vedo molto rischiosa, lo fanno tante squadre, lo fanno tutti adesso perché magari non so per quale motivo, ma la vedo comunque una cosa negativa. È un po', invece volevo chiedere a Eugenio Fascetti e a Neto Sonetti se a parte le due milanesi, per questo insomma titolo, anche per le prime posizioni, la Juve può rientrare, oppure sarà un discorso tutto di Milano per questo scudetto. Eugenio e poi Nedo. No, ma io la ripeto, che è importante il recupero Juventus-Napoli. Ah, La ok. squadra che vince rientra tranquillamente in lotta, perché a meno che vinca la Juve va a 6 punti, che poi non sono un Tantissimi. distacco eccessivo in un girone. Poi non credo che la Juve sarà questa anche il giorno di ritorno, perché insomma ora un po' di. Come si dice, di allenamenti l'ha fatto, un po' di esperienza, un po' insomma, di capire che non si può andare avanti così, ecco, penso che Pirlo l'abbia capito, non si può cambiare completamente ogni domenica formazione, anche lì si ritorna attanto le rose larghe, ma certamente ogni domenica si può cambiare le formazioni. Ecco. Certo. Nedo, che ne C'è pensi? tanti giocatori, No, ma trovo la squadra, indovino la squadra, giocano finché ce la fanno, perché cioè, è troppo importante avere accanto uno che è sempre lo stesso. Ecco. Non Vero. puoi cambiare dopo. I due centrali, uno un giorno uno, un giorno un altro. Insomma, l'amalgama, come diceva Massimino, c'entra. È vero. Nedo? E si compra l'amalgama. No, ma io voglio dire, ma certamente a vedere giocare la Juventus in questo momento qui non è la solita Juventus No, aggressiva, no, determinata, che fede. imponeva anche la sua forza fisica in certe partite, no? E invece ora si vede una titicche, tutucche, tutacche, questi passaggettini. E sì che Pirlo è stato il maestro del lancio di 30-40 metri a mettere il pallone dall'altra parte. E invece nella sua squadra non lo fa. La sua squadra invece è debole. È debole perché si fa attaccare dalla gente in una maniera incredibile. Ma io Capito? ho visto le due partite con il Sassuolo in 10 contro 11, secondo tempo ha rischiato di vincere il Sassuolo, anche il Genoa in Coppa Italia. Insomma, cioè, arrivano troppo facilmente, la difesa è esposta subito ai colpi di vento, ecco. E di solito le squadre forti, Signori, prima di signori, arrivare alla giovedì, difesa, ci almeno lasciavi le penne. Sì. giovedì la Lazio sarà impegnata contro il Parma. Penso che anche il Parma verrà allo Stadio Olimpico, con una squadra piena zeppa di rincalzi, ovviamente, visto che insomma, in questo momento deve pensare più al campionato che ad altre cose che potrebbero distrarla. La Lazio come deve affrontare, Eugenio, questa partita? Anche lei piena zeppa di rincalzi oppure un po' e un po'? Come vede? Come deve affrontare questa partita? Mandando Una in campo, trova. no, dico mandando in Io campo i giocatori che fino adesso hanno trovato poco spazio oppure no, un io mix? non farei tanto. Cioè, il Parma ieri poteva anche vincere il Sassuolo, Vero. perché ha giocato in modo diverso, più raccolta.
una brutta carta da appellare, penso, non è più difficile di Sì, ma convincere non tutto. troveremo questo Parma, Eugenio, perché anche il Parma giocherà con tante riserve. No, Parma gioca. Chiudi. Io dico, il Parma ha bisogno di fare punti. Appunto, ma è una partita di Coppa Italia, è una partita di Coppa Italia, Eugenio. Ah no, scusa. Capito? Allora, no, no, mi no, sono. allora può darsi che molli la Coppa Italia. È quello stavo Quello, dicendo, sì. no, mi sono espresso male io nel non No, no, sottolineare. no, sicuramente non metterà in campo la migliore squadra. Ecco, e quindi insomma pure la Lazio secondo me no, dovrebbe insomma, dare più spazio alle seconde linee, no? Sì, insomma, non è che poi siano male, Appunto. quindi in campo ci mette una bella squadra lo stesso. Certo. Ma l'altro, ripeto, si può dire, questa alternanza di rendimento, insomma, quest'anno ancora non ha trovato una continuità, perché Beh, sono tre adesso partite di sempre seguito che vincono, quattro risultati consecutivi, un sempre pareggio e tre vittorie. giocate sempre come le ultime partite. Si potrebbe anche rinsorire anche loro se davanti rallentassero un momento. Senti. Nedo? Sì, ma io, cioè, il Parma verrà lì a fare la sua partita, certamente, però ma la Lazio, comunque la Lazio deve vincere. Quando si vuole lottare, voglio dire, per dei grandi risultati, la vittoria porta la vittoria. Cioè, dire, la gente deve vincere. Una squadra come la Lazio, giovedì, mercoledì, quando giocherà, e deve battere il Parma, perché ti dà sempre maggiormente la convinzione, la personalità della vittoria, e tu la devi avere se vuoi raggiungere dei traguardi importanti anche nel campionato. Eh sì, è importante. Anche perché poi domenica ci sarà Lazio-Sassuolo di campionato e qualora la Lazio battesse il Parma in Coppa Italia, in Due volte settimana l'Atalanta. ci sarebbe Atalanta-Lazio di Coppa Italia e Atalanta-Lazio di campionato. E lì è dura. Eh sì. Eh sì, sì. è una squadra scorbutica. Ma è dura anche per l'Atalanta, sì. Eh beh, certo. Certo, è dura per l'Atalanta, però hai visto l'Atalanta come gioca, a parte ieri con il Genova, che mi ha deluso un po', insomma, no? Però l'Atalanta è una macchina da guerra e la Lazio deve essere capace di sopportare che contro c'hai una macchina da guerra. Se riescono a sopportarlo bene sotto il profilo anche fisico, la Lazio può pensare anche di vincere, ma bisogna stare molto attenti. Ma guarda che queste partite dipendono secondo me molto più dalla Lazio che dalle altre squadre. No, Perché... sì, dalla Lazio. E quando giochi con l'Atalanta non è che dipende, certo che dipende dalla Lazio, però ho detto, se la Lazio si mette in testa di giocare una partita così come tante altre, sbaglia. Certo, sono d'accordo. Invece contro l'Atalanta si deve giocare in una maniera come se tu incontrassi l'Inter di questo momento. Ma lo è, ma io penso che Vediamo. non lo sottovaluteranno perché insomma l'Atalanta sta Assolutamente. in Champions League da 2 anni di seguito, sta facendo bene, insomma è una squadra molto pericolosa sotto tutti i punti di vista, no, no, su questo non c'è dubbio. Va bene ragazzi, io vi Va ringrazio. bene? Grazie Nedo, grazie Grazie Nedo Nedo Sonetti. Sonetti, Ciao, grazie grazie mister, a buona voi. serata. Eugenio, Ciao Eugenio. ricordati Eugenio che tu... Grazie, grazie per le ragazze. È vero, ma siete dei ragazzi voi, ha Ma detto no, grazie per i figurati. ragazzi. No, Ma è no. No, così, eh. Eugenio, pelo. Anche perché tu non sei solo l'allenatore della Lazio dei meno 9, ricordatelo. Ma anche di Roma Tu Lecce sei 2-3. soprattutto allenatore del Lecce, Che del gli ha Roma tolto uno Lecce. scudetto alla Roma, Eugenio. Tanto per Sarai sempre nei nostri cuori. Insomma, Tanto per capirsi. c'ho anche quello all'anima. Per qualcuno Grazie. ce l'ho all'anima, per qualcuno. Ripeto, mi presentai bene alla Lazio, ecco. Alla Molto grande, bene, molto 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 bene. bene. Diciamo che fai parte del firmamento laziale, su questo non c'è Assolutamente. dubbio. Ciao, Ciao ciao a Eugenio, tutti buona ragazzi. serata. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Un abbraccio.